Ho notato che a vari livelli chi approccia la Vipassana, chi all'inizio lo vive in un modo, chi va avanti con la Vipassana lo vive in un altro e chi ha fatto il corso avanzato si ripropone lo stesso problema con una modalità ancora diversa. Ma il problema è lo stesso tipo di dubbio. Allora, vediamoli un attimo. Allora, quando uno è all'inizio e tende a fare samatha, per esempio sul respiro, tende a alterare il respiro anziché osservarlo. Conosco molte persone che hanno questo problema, che gli dico di osservare il respiro così com'è e la loro tendenza nell'osservarlo è quello di modificarlo. E io normalmente dico: non ti preoccupare, vai avanti lo stesso, perché comunque, quando non ci pensi, respiri, e sia un atto volontario che involontario quello del respirare, e quindi a un certo punto respirerai in modo naturale e osservare quello che c'è, il respiro che fluisce in modo naturale, a un certo punto avverrà. Più vuoi non controllarlo, più vorresti controllare la situazione. Quindi anche lì di nuovo il bisogno di controllare che emerge e quindi alla fine controlli. Non c'è voler controllare quando bisogna stare e non controllare non è una buona cosa. Quindi se vuoi controllare, se stai, hai la tendenza a controllare il respiro e vuoi controllare questa tendenza a controllare il respiro, non ci riesci, non ci riuscirai. Dovrai solo arrenderti all'esperienza. Questo almeno per chi è all'inizio e ha questa tendenza. E dopo un po', magari dopo 100 meditazioni, perché magari non viene così spontaneo, effettivamente arrendendosi all'esperienza, questo respiro fluisce in modo naturale e effettivamente lo si può osservare. E quindi dopo un po' si fa esperienza, si capisce che cosa vuol dire arrendersi all'esperienza, arrendersi al respiro e osservarlo così com'è. Bene, bene. Poi c'è chi fa Vipassana, e in Vipassana finiamo un po', soprattutto per chi ha un approccio mindfulness, a etichettare le esperienze, no? A dire: questo è un respiro, questo è un pensiero, questo è un suono. E comunque la nostra attenzione richiama un po' quell'aspetto intellettuale, no? Cognitivo, che dice questo e quest'altro. E quindi dopo un po', chi ha un po' di esperienza di Vipassana mi comincia a porre un altro tipo di dubbio, apparentemente un altro tipo di dubbio, perché sempre dubbio è. E il dubbio è: ma io in Vipassana, se devo stare lì a osservare, etichettare, alla fine mi perdo l'esperienza, non la lascio fluire naturalmente, non mi sento molto a mio agio a sviluppare queste etichette. Ma ancora una volta l'invito è a rilassarci, a stare con quello che c'è in modo rilassato. Noi, una delle prime cose, anzi, la cosa probabilmente che ha portato Buddha al risveglio è stata la via di mezzo. Rilassiamoci. In meditazione noi ci rilassiamo e osserviamo. Osserviamo rilassati. Il respiro ci aiuta a rilassarci, ci dà un oggetto su cui appoggiare la nostra attenzione, ci aiuta a concentrarci e poi dopo, con questa concentrazione esploriamo cosa? Quello che emerge. Quello che emerge. E ogni tanto emerge un pensiero e dico: oh, guarda, questo è un pensiero. E quindi sì, c'è questo aspetto cognitivo che lo riconosce il pensiero e dice: oh, toh, guarda, c'è un pensiero. È un pensiero. E mentre faccio questo mi accorgo che sto ragionando tanto, di nuovo è diventato un pensiero sul pensiero. Ma non è un problema. Lascio perdere questo etichettare con queste etichette fisse, lascio che questa etichetta sia un post-it e ritorno a contemplare quello che c'è. C'è il fastidio perché stavo pensando. Ah, ma tu guarda. Ah, e quindi è già andato via l'etichettare.
È emerso il fastidio. Oh, che bello! Dopo un po' succedono tante cose, ma io sono l'osservatore e tutto quello che succede non è più un problema. Quando tu sei nell'osservatore, non è tutto quello che emerge, emerge ed è bello, diventa quasi godibile anche vedere tutto quello che succede a questo personaggio che è Claudio, che sta meditando, a cui succedono tutti questi pensieri, questi etichettare, questi fastidi, questi dubbi. Ecco, l'invito è ritorna a essere, non ti preoccupare tanto di fare. Quando ti accorgi che ti stai preoccupando, che non sai bene cosa fare, sì, certo, fai qualcosa, porta l'attenzione al respiro, ma poi dopo lascia che l'esperienza fluisca in modo libero e divertiti a osservare tutto quello che succede. E questo, quindi, abbiamo visto il dubbio tipico di chi vuole controllare la situazione col respiro, abbiamo visto il dubbio tipico di chi finisce che in qualche modo vuole controllare, non sa bene cosa fare, che è un bisogno di controllo, infine, anche quello, piuttosto che arrendersi all'esperienza. E poi vediamo che cosa può succedere a chi fa il corso avanzato. Allora, nel corso avanzato ci sono tantissime tecniche di consapevolezza, tante, quattro livelli. E alcuni di questi hanno tantissime tecniche, chi più, chi meno. Abbiamo il livello del corpo, dove ci sono, mi pare, sette tecniche di osservazione del corpo. No, di più, perché poi ci sono anche quelle del quotidiano, le attività quotidiane. Insomma, ci sono tante tecniche di osservazione del corpo. Poi ci sono le osservazioni delle sensazioni, l'osservazione della mente e l'osservazione dei Dhamma, dei fenomeni. Ecco, anche qui ci sono diverse tecniche. Noi ci alleniamo singolarmente, meditazione per meditazione, a osservare una cosa specifica in questo corso avanzato, che fa parte di un discorso di Buddha dove ci invita a fare proprio questo, che si chiama il discorso Satipatthana Sutta, il discorso sulle fondamenta di consapevolezza. E nel corso avanzato mi sono basato su queste tecniche. E quindi ciascuna tecnica, Buddha ci dice, di concentrarci su quell'aspetto. Facendo quella tecnica, per esempio sul corpo, e su alcuni aspetti del corpo, io mi focalizzo su quegli aspetti del corpo e non su altri. Non mi focalizzo sulla mente, non mi focalizzo su... Mi focalizzo su quegli aspetti. È un po' come... E quindi io vado ad allenare uno alla volta, singolarmente, degli aspetti specifici. Questo che cosa fa sì? Che alla fine chi, dopo parecchio, perché è un corso molto ricco, molto pieno di tecniche, alla fine tu hai imparato a sviluppare l'attenzione su aspetti sottili a cui prima non prestavi attenzione e che cominciano a emergere. Oh, guarda, c'è questo aspetto sul fisico. Oh, guarda, c'è questo aspetto sulle sensazioni. Oh, guarda, c'è questo aspetto sui Dhamma. Oh, guarda, c'è una mente ottusa. Oh, guarda. E prima non ci badavi, e tutte queste cose, soprattutto all'inizio, quando le stai sperimentando per la prima volta, cominciano ad aggiungersi alla tua capacità di osservazione. E questo potrebbe confonderti e dire: ma come? Meditavo tanto bene prima, ora c'è tutta questa roba, c'è da osservare questo, osservare questo. Quanta roba che emerge! E questo può confondere. Allora, la cosa bella è che stai imparando un'arte nuova, stai imparando a non lasciarti andare al caso. Cioè, qual è il rischio anche per chi fa vipassana, no? Dell'aspetto mentale e dell'aspetto cognitivo, cioè dell'aspetto cognitivo e dell'esperienza? È che se io mi abbandono tutta l'esperienza e non porto più la mia consapevolezza, non trovo più la via di mezzo e non porto più la consapevolezza all'esperienza, io mi
faccio trascinare via dall'esperienza, ma senza che io ne sia consapevole di quell'esperienza. Me la vivo e basta, senza vivermela con consapevolezza. Quindi ho bisogno di trovare un equilibrio tra l'aspetto devo testimoniare quell'esperienza, quindi la mia parte cognitiva, la mia capacità di essere attento deve essere accesa. E quindi se l'etichettare mi aiuta, mi faccio aiutare, senza però poi eccedere dall'altra parte. Ecco perché la via di mezzo, come accennavo prima, è preziosa, perché non eccedo nel lasciarmi trascinare via dal vissuto, ma non eccedo neanche nell'etichettare questo vissuto. Lì trovo un equilibrio tra i due, però mi abbandono un po' a questo vissuto e mi abbandono, ma con la mente aperta a questo vissuto. E così anche dopo aver fatto il corso approfondito. Di fatto che cosa è successo? Che io ho aggiunto molti più strumenti di consapevolezza. La mia capacità di essere attento a alcuni particolari che prima mi perdevo, attenzione, prima me li perdevo, succedevano. Le sensazioni c'erano, le percezioni c'erano, quei dolorini al corpo arrivavano, ma non ero allenato a riconoscerli e quindi me li vivevo passivamente. Non andavo tanto in profondità nella consapevolezza perché non avevo quegli strumenti che ho acquisito nel frattempo per andarci in profondità. E quindi, wow, che figata! Vuol dire che io ho raffinato e ho aggiunto tanto potere di consapevolezza. Non è un caso che Buddha quel discorso lo chiamava la via diretta per il risveglio, perché ti offre delle occasioni per raffinare l'attenzione pazzesche, pazzesche. Ma è questo il punto. Alla fine tu acquisisci tutti questi strumenti e non è un caso che una delle ultime lezioni si intitoli proprio Impara l'arte e mettila da parte, perché dopo che tu hai acquisito per ogni singolo aspetto, la capacità di raffinare l'attenzione circa quel singolo piccolo aspetto, è come un Picasso. Il Picasso si può permettere di fare il cubista e di stravolgere le forme, ma sa disegnare. Il figurato Picasso lo sa fare molto bene. Prima ha imparato l'arte e poi l'ha messa da parte, è diventato un artista. Quindi prima impari a sviluppare attenzione circa tutti quegli elementi e poi tutti quegli elementi certo che si affacciano alla tua attenzione e se ne affacciano molti di più, ma di fatto tu stai andando più in profondità nella conoscenza di te stesso. Quegli elementi emergevano anche prima, ma non eri in grado di vederli. Adesso sei in grado di vederli, sei in grado di andare molto più in profondità. Vipassana significa visione profonda, hai una visione ancora più profonda del tuo modo di stare al mondo, del tuo modo di rapportarti col corpo, del tuo modo di rapportarti con le sensazioni, con la mente e con i fenomeni. Tra l'altro, una delle cose belle di quel discorso circa i fenomeni, che tra questi fenomeni noi troviamo anche gli impedimenti, troviamo anche i cinque impedimenti, troviamo anche il dubbio. E il dubbio è un fenomeno osservabile. Cioè, non è che Buddha, quando ci dice di osservare i cinque ostacoli, i cinque impedimenti o ostacoli, ci dice di sostituirli con una terra spianata. No, ci dice di osservare, di essere consapevole di quell'ostacolo. Non ci dice di respingerlo, anche perché se lo respingessi non saresti consapevole di quell'ostacolo. Ci dice di osservarlo. E quindi anche i dubbi diventano oggetto di osservazione. C'è una meditazione esclusivamente basata sui cinque impedimenti, non, in cui tutto il lavoro è di portare a consapevolezza se quell'impedimento, come per esempio il dubbio, è presente o no. E quindi tutto fa brodo.
Il dubbio è oggetto di osservazione, non è qualcosa da cambiare, non è qualcosa da stravolgere, non è qualcosa da sostituire con qualcos'altro, è la consapevolezza che trasforma, ma la consapevolezza trasforma senza bisogno di fare altro. La consapevolezza basta a se stessa. È la consapevolezza trasformativa. Se noi vogliamo cambiare quello che c'è con quello che vorremmo che ci fosse, saremo nel mondo degli ideali, cesseremmo di accogliere quello che c'è perché avremo fretta di sostituirlo con l'ideale. E quindi l'ideale appartiene al passato, quello che c'è non lo vediamo perché non lo vogliamo vedere, l'abbiamo già sostituito con l'ideale e non stiamo con quello che non è, questa non è consapevolezza. Tutto il nostro lavoro è di sviluppare consapevolezza, ma consapevolezza che cosa significa? Arrendersi a quello che c'è nel qui e ora. E quello che c'è muta in continuazione. Quindi non posso inseguire una sensazione piuttosto che una percezione, piuttosto che un suono o un pensiero, ma accogliere quello che di volta in volta, maggiormente in questo caleidoscopio, di cose si affaccia alla mia attenzione. Ci sarà una cosa che predomina su altre, ma altre che piano piano prendono il sopravvento e quello va più sullo sfondo, rimane un po' più sullo sfondo, altre scompaiono perché nel frattempo altre cose sono emerse ancora. Questo è il bello del caleidoscopio della vita, perché tutto scorre, pantarei. E la consapevolezza significa essere presenti alla vita che scorre, significa però essere vivi e godersi l'esperienza dell'adesso, che è l'unico momento in cui siamo veramente vivi. Quindi, come vedi, sono tutti dubbi che tendono a far mutare l'esperienza, sia se col respiro invece di osservarlo lo controllo, ma basta arrendersi perché tutto proceda regolarmente, rendersi all'osservazione, stare in pura osservazione senza voler controllare per forza una cosa. In Vipassana, quando non sai bene etichettare o stare con l'esperienza, continua a etichettare e a stare con l'esperienza. Abbandonati all'adesso e permetti alla tua mente di etichettare, di darti fastidio, di vedere quando si sbilancia troppo verso il cognitivo, quando si sbilancia troppo verso il viverti solo l'esperienza, ma non c'è la tua testa, non c'è la tua attenzione. Tutto questo può essere osservato, va benissimo, è bellissimo, i dubbi possono essere osservati. E così, anche quando dovessi fare il corso, avanzato di consapevolezza, approfitta dei vari strumenti che hai acquisito nel frattempo di indagine e metti tutto insieme, tutto va a brodo, va tutto bene, ma arrenditi in qualche modo all'adesso, perché è l'unica cosa che possiamo fare, arrendercela adesso. Arrendercela all'adesso con attenzione, non arrenderci emotivamente, passivamente e basta. Arrendercela adesso significa portare tutto il nostro essere, tutto quello che ci riusciamo, perché io non è che riesco a portare tutto il mio essere, ma tutto quello che riesco, qualche volta sarà pochissimo, perché sono molto distratto, ma tutto quello che riesco va bene. Il lavoro è quello che riesco, tutto quello che riesco, cercare di mettere tutto me stesso per cercare di essere presente nel qui e ora, sapendo che ho dei limiti, altrimenti di nuovo diventa un ideale. Ma non c'è ideale, non c'è ideale, c'è osservazione, arrenderci all'osservazione. Spero di aver reso l'idea di quello che voglio, che si vuol, si, di che cosa si intende anche con un po' di dietrologia con arrenditi adesso. Stai con quello che c'è. Se ti è piaciuto il video, lascia un bel like
Scrivi anche un tuo commento perché è utile sentire la tua, è arricchente per me e per gli altri. Iscriviti al canale se non l'hai già fatto e se non hai ancora scaricato la meditazione gratuita, la trovi qua. Che tu sia felice e che tutti gli esseri siano felici.